Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, nasce da genitori maestri di scuola elementare e si sposta poi con loro a Montaldo di Mondovì. Frequenta l'Istituto Tecnico per Geometri a Cuneo, dove ha per compagno Pier Giorgio Di Freddii e viene bocciato due volte, in seconda e in terza superiore. Dopo il conseguimento da privatista del diploma di geometra, con una tesina riguardante il progetto di una stalla comincia a lavorare come maestro di sci e gestore di ristoranti per poi arrivare ad aprirne uno suo, a San Giacomo di Roburent, il Tribula. In piemontese, Tribule vuol dire tribolare, dover superare molti ostacoli. Suo soprannome giovanile. Ha fatto un boom di like e di commenti l'ultima foto che ha pubblicato Flavio Briatore sul suo profilo Instagram ultimi giorni di vacanza. Sono queste le parole che l'imprenditore ha scritto a corredo del post social dove si mostra in costume e a mare, con uno sguardo verso il basso. Flavio Briatore, attraverso le sue Instagram stories, ha anche rivelato ai suoi fan la location per questi ultimi giorni di vacanza. Monaco. Ma a quanto pare, il contenuto social dell'imprenditore non è stato gradito da tutti i suoi follower. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. I suoi ultimi giorni di vacanza. Dopo aver trascorso qualche settimana in Costa Smeralda, Flavio Briatore tra mattinate in spiaggia e serate al Billionaire, da pochi giorni è tornato a Monaco e per l'occasione ha pensato bene di pubblicare un post sul suo profilo Instagram di fine estate.